Lo stadio intitolato a Nereo Rocco, mitico allenatore del Toro degli anni 60, è nella città del capitano dei capitani Giorgio Farini, nonché di Ezio Grezzar, difensore del grande Torino scomparso su Praga. Il Toro, in divisa totalmente bianca, non riesce ad inanellare la terza vittoria consecutiva. Al settimo Alabardati già in vantaggio in modo decisamente rocambolesco. Lungo lancio di Testini per Volpe, inseguito da Ogbonna. La punta Giuliana sfiora, ma forse non tocca il pallone. Eppure tanto basta per impedire l'intervento di Matteo Sereni e portare la Triestina sull'1-0. Il Toro agisce, ma la botta di Di Michele è potente, ma non precisa. Sul cross di Bottone, la malandrina a mano alla Bardata non viene sanzionata col penalty. Al 34esimo cross della sinistra, Godias si avventa sulla palla, ma Loia si appone, disinnescando il bomber Giuliano. Al 37esimo il colpo di testa di Volpe viene neutralizzato da Matteo Sereni. Replica del Toro con l'iniziativa dalla sinistra di Di Michele per Zoimel, che mette in mezzo col goniometro anziché calciare di potenza giocando la sponda, e così la difesa alla Bardata respinge. Secondo tempo, al quarto occasione per la Triestina, assist ancora di Testini per Godias, che per fortuna non trova la giusta coordinazione. Al settimo con l'Antuono sdogana Leone al posto di Bottone, l'onduegno fa il trequartista, Bellingheri si abbassa mentre Diana rileva Rivalta, Rubin ci prova dalla distanza. Spettacolare rovesciata di Simone Loia, ma la Maginò Giuliana respinge. Il colpo di testa di Bianchi non ha fortuna. Così come la mezz'ora sul cross di Zoimel, la splendida torsione di un'inzuccata di Bellingheri dà l'illusione ottica del gol, ma il pallone termina lato di pochissimo. Con l'Antuono lo sfoggia anche la quarta punta, arma per Zoimel, e subito la punta marocchina sfiora il pareggio ed il suo primo gol in granata. Invece al minuto 37 arriva il raddoppio della Triestina con il nero entrato Sedivec, 2-0. Il Toro ancora due sussulti, cross di Leon, testa di arma, in pallo per Di Michele che scarica di potenza, ma Agazzi respinge. Infine la percussione di Leon, ma la difesa alla Bardata si rifugia in angolo.